Le notti degli inni d'Europa ed Ucraina, eseguiti dall'ensemble di violoncelli dell'Istituto Monteverdi con il soprano Maria Babilua, hanno aperto un pomeriggio di spettacolo nel segno della solidarietà sul palco del Ponchielli, che insieme con il Comune di Cremona, la Camera di Commercio e il Conservatorio si è unito alla cordata di teatri italiani per prolungare la tournée del Circus Theater Elysium di Kiev. La compagnia ha portato in scena Alice in Wonderland in una versione fra danza, recitazione e arti circensi, ispirata al capolavoro lavoro di Lewis Carroll, come racconta il referente Roberto Romaniello. Secondo me incontra un po' l'immaginario di tutti quando si pensa e si immagina Alice nel Paese delle Meraviglie, quindi accadono, diciamo, tante cose incredibili. I 30 acrobati e ballerini erano partiti a febbraio dall'Ucraina e avrebbero dovuto terminare la tournée a metà marzo. Nel frattempo però è scoppiata la guerra e con il paese ancora sotto attacco non potevano più rientrare. Così i teatri italiani hanno aggiunto date fino a maggio e anche a Cremona il pubblico ha fatto sentire il proprio calore. Per gli artisti è stato difficile esibirsi in questo frangente, ma al contempo fondamentale, come spiega Giulia Palaida, interprete di Alice. Ci sentiamo al sicuro qui, dunque è un piacere esibirci e ringraziamo i teatri italiani che ci stanno aiutando, ma naturalmente il cuore è con le nostre famiglie in Ucraina. Alcuni artisti hanno deciso di far arrivare qui i loro bambini per sentirsi più sicuri. Ci dà forza poter affrontare questa situazione insieme. La cultura unisce i popoli, ha ricordato il sindaco Galimberti, ed è risultato evidente anche al Ponchielli, pieno di pubblico e di applausi.